Cari amiche ed amici, vi starete chiedendo come mai il vostro Santen Chan non fa più una trasmissione radio né online né offline da molto tempo? Bene, mi dispiace, ma sono stato occupato girando video per YouTube negli ultimi mesi. Quindi vi invito a tutte e tutti voi di andare al mio canale Santen Chan di YouTube e di vedere i miei video. Forse ne troverete più di 100 nuovi. O forse per voi saranno tutti nuovi perché non li avete mai visti. Comunque io ritorno e ritorno con questa questione in questo attuale radioprogramma. Il mondo intero è a un passo dalla catastrofe, una delle più brutte dell'intera umanità degli ultimi 2000 anni. Si tratta di una possibile pandemia di Ebola. E che fanno i mezzi di informazione, i mass media, i giornalisti? Io guardo i TG della RAI e vedono soltanto quello che succede nella politica italiana. Io vedo che si perdono in meschinerie, nel politichesse di tutti i giorni, che Berlusconi, imputato ed accusato ancora di altri crimini, continua a negoziare con Renzi, che il PDL è il PD e che Grillo e che Bersani, e che Bertinotti, e che Renzi, e che Berlusconi, e che D'Alema, Prodi, e chi più ne ha più ne metta, Casaleggio, Vendola, eccetera, che non risolveranno mai nulla, parlando di quelle scemenze che sono la politica e l'economia italiana, però passa in quart'ultimo ordine ciò che invece ci dovrebbe allarmare, a dir poco, cioè l'andazzo che sta prendendo la diffusione dell'Ebola, che prima o poi uscirà dai confini africani. Già lo vedevamo che la sanità italiana si stava dissestando, sfaldando, sgretolando, ed adesso lo vediamo chiaramente. Non soltanto le strutture e infrastrutture della sanità italiana, pubbliche e private, stanno prendendo colpi, addirittura contro una comunissima influenza, i disservizi, veramente è un qualche cosa di spaventoso, addirittura le malattie che ci sono negli ospedali per colpa della mancanza di igiene. Già non sapevano come risolvere i problemi dell'influenza aviaria o porcina, della SARS, come se non bastasse tutto questo, e come se non bastasse che il sistema pubblico sanitario sta andando allo sfascio ed è collassato anche per colpa, poveracce, di tutti gli immigrati illegali che vengono nel nostro paese migliaia al giorno e non possiamo dargli la giusta assistenza medica a loro perché non ce n'è neanche per gli italiani. Ma adesso immaginatevi voi con l'Ebola che classe di salute pubblica potremmo mai avere? Come affronteremo la pandemia a livello mondiale? Vengono migliaia di disgraziati al giorno in Italia. In pratica Lampedusa è invasa, la Sicilia sta collassando, anche la penisola è in crisi, Ustica neanche a parlarne, Malta si è arresa, anzi non ha mai provato ad assisterli, sempre ci ha mandato la palla a noi. Ma io sto parlando di tutta la crisi che gli extracomunitari, poveracci, senza volerlo, ci apportano al nostro paese.
normalmente. Ma tu ti immagini se in uno dei tanti barconi che vengono giornalmente in Italia ci fosse soltanto un contagiato di Ebola? A parte che li potrebbe ammalare a tutti, e si sta parlando di centinaia o di migliaia di persone in un unico viaggio. Ma poi, pensa a migliaia di persone ammalate, come gestirle nel territorio, che già non abbiamo posti letto per quelli che hanno il raffreddore o la varicella? Veramente, stiamo a un passo dalla catastrofe e i nostri politici, i nostri giornalisti, i nostri funzionari anche della salute pubblica non dicono niente, che non abbiamo le strutture per affrontare una pandemia. Nascondono la testa sotto la sabbia per non affrontare il problema, che è un problema grave, mondiale. Non abbiamo le attrezzature mediche per un'epidemia di morbillo. Se ti puoi immaginare, l'Ebola in Italia, in quanti di noi moriremmo senza neanche rendercene conto, sputando sangue dai polmoni, diarree con sangue? Veramente, è una morte orrenda. Ecco, e quanti di voi sanno che cosa sta facendo il governo italiano e la sanità italiana per prepararsi, per isolare e tenere sotto osservazione migliaia di persone in un solo giorno, perché non si diffonda la malattia e dare le cure alle persone? Se addirittura i nostri nonni, i nostri padri anziani non hanno dei diritti medici, perché non c'è ricovero per tutti in Italia, te ti immagini se viene qualcuno ammalato di Ebola? Io non lo voglio immaginare, ma qualcuno lo dovrà immaginare, ci sarà qualche responsabile. Ecco, allora io dico, tanto non ti costa niente. Informati, domanda, esigi che ti siano date delle risposte. Potremo prevenire una pandemia in Italia di Ebola? Faremo la fine dei paesi africani? Non ti costa nulla, chiedilo. Chiedi, manda delle email ai ministri, agli intendenti, ai sindaci. Non ti costa nulla, scrivi delle lettere. Riunitevi in tante persone. Chiedete ai politici, ai funzionari, ai dirigenti della USL che cosa pensano fare, che piani hanno approntato, che siano molto più efficaci dei piani che avevano antiterremoto nell'Aquila, perché altrimenti, ricordatevi, se affronteranno una pandemia dell'Ebola, come i cataclismi e le sciagure naturali in Italia hanno sempre fatto, un solo destino ci attende: morire. E non ci sarà scampo per nessuno, perché l'Ebola è più mortale dell'AIDS, è più mortale della SARS ed è più mortale della febbre aviaria o porcina. Ammazza al 60%. E poi lascia gravi sequele. Come fare per evitare di ammalarsi? Forse oggi non ve lo chiedete, ma non ve lo potrete chiedere in mezzo alla crisi, quando non ci sarà più via per tornare indietro. Quindi, perché non vi svegliate? Perché non andate dai responsabili politici a chiedergli che vi diano delle risposte? Che cosa stanno facendo perché si eviti l'Ebola? Che cosa stanno facendo per difendervi? Scrivete degli email, andate negli uffici pubblici a fare domande. È di vitale importanza in questi frangenti mobilitare la classe politica e dirigenziale del paese perché investino risorse nella ricerca scientifica di un antidoto prima che sia troppo tardi. Forse abbiamo mesi, forse abbiamo settimane o giorni per reagire, ma io non vedo dai telegiornali che si stia facendo qualcosa, anzi, io vedo che i politici se ne fregano.
Non fregatevene anche voi. Andate alla ricerca di risposte, fate domande, non vi costa nulla, mandate delle mail, ma chiamate al telefono, alla regione, alla provincia, agli assessori comunali, alla gente che sta nella sanità, nella medicina, al vostro medico di base. Contattate molte persone in internet e organizzatevi nel territorio, perché se non si troverà soluzione a come prevenire l'Ebola in Italia, voi potrete morire nel frattempo e nessuno avrà la cura miracolosa, perché si deve sperimentare per avere un vaccino e in Italia non lo stanno facendo, purtroppo, e quello è il mio timore. Io vedo come in Africa muoiono a migliaia, fra dolore e agonia strazianti. E non è questa la fine che ci meritiamo anche noi. Che fanno i nostri politici per evitare che moriamo disidratati, vomitando il nostro stesso sangue, con una diarrea infetta di pus, con crampi addominali incredibili? C'è gente che è arrivata a vomitare il proprio cervello. Ecco, voi ai politici, che chiedete? Di fare altrettanto o di sopravvivere? Io mi domando, ma è giusto aiutare i profughi, gli immigranti illegali? Ma di fronte a questo Ebola, che dicono che può essere usato come arma terroristica, perché magari metteranno nei barconi degli infetti apposta per colpire l'Occidente, non si dovrebbero prendere delle misure di sicurezza? La gente di Pantelleria, Ostica, Sigonella, Lampedusa, è tutta a rischio. Basta che solo un infetto vada nelle nostre isole e sono tutti morti. Li metterebbero tutti in quarantena, destinati ad ammalarsi irreversibilmente e a vomitare il loro sangue, le loro budella, il loro cervello, fino alla morte. Allora perché lasciare che Pantelleria, Ostica, Ischia, Giglio, Sicilia vadino in collasso sanitario, che non c'hanno manco le cure mediche per loro stessi, perché non bastano neanche agli extracomunitari? Che si fa per migliorare le condizioni igieniche di questa massa di sfollati che viene ogni giorno più di 1.000 e anche degli italiani stessi che sembra perdono diritti per poter aiutare quelli che stanno peggio da fuori? Non si fa nulla, va tutto allo sfascio come le scuole. Ecco, ma voi potete fare qualcosa, tanto non vi costa niente. Se non lo volete fare è problema vostro. Ma perché non scrivete degli email, fate delle chiamate telefoniche, scrivete delle lettere ai politici e ai responsabili della sanità italiana, tanto a livello regionale, provinciale, comunale, cittadino, di quartiere, come a livello nazionale? E poi scrivete anche alle autorità della Croce Rossa Europea e al Parlamento Europeo, chiedendo con gli email, le lettere, le telefonate, che pensano fare per salvaguardare l'incolumità e la salute degli europei da questo diffondersi dell'Ebola. Io farei così se non vorrei essere fra le prossime vittime designate dall'incuria e dall'indifferenza della nostra classe dirigente e politica. Vergogna di industriali, di politici e di funzionari, burocrati, non dico di più perché tanto voi già avete di meglio da dire. Quindi, come dire, era tanto tempo che non facevo un programma radio, forse per un mese o due, ma adesso sono ritornato con questo tema scottante. E poi vi dico.